Tu lo sapevi che su 195 stati sovrani nel mondo, 21 di questi non hanno l'esercito per difendersi? Moriremo tutti. E se succede qualcosa, come fanno questi? Con tutto quello che si sente nel mondo, poi? Tranquillo, perché il fatto che non hanno forze armate non significa che non hanno protezione. Infatti, questi stati hanno fatto semplicemente un accordo con altri stati più potenti che sono pronti a difenderli nel momento del bisogno. Perché un regno, vuoi o non vuoi, ha bisogno di una difesa. Anche la città del Vaticano ha le guardie svizzere. Poi però, in mezzo a questi regni, ne spunta uno che non c'entra niente con tutti gli altri. Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. Perché non ha bisogno di nessun tipo di protezione. E stiamo parlando di un regno il cui re sarebbe Gesù Cristo. Oh, tu parli di un regno? Ecco, giusto Ponzio Pilato ci serviva. Allora sarai sicuramente un re. Perché questa cosa che il suo regno non ha difese incuriosisce un sacco, soprattutto i capi delle nazioni. Sei un re. E infatti Pilato è un governatore, che al tempo era stato messo lì in Giudea. Però non dobbiamo pensarlo come uno che se ne è sempre lavato le mani, eh? In realtà lui è un uomo sincero, che vuole veramente capire come mai Gesù, arrestato, si dichiara re ma non ha nessuno che lo difende. Cos'hai da dire adesso in tua difesa? E addirittura non si difende nemmeno lui. Non vuoi salvarti? E Pilato pensa, ma com'è possibile? Che poi gli apostoli ci avevano pure provato a difenderlo nel Getsemani. Addirittura Pietro ha tirato fuori la spada e ha ferito un servo nemico. Il problema è che Gesù stesso gliel'ha fatta posare quella spada. Insomma, Pilato è più confuso che persuaso. Ma in effetti, Gesù re, che razza di potere esercita se si lascia umiliare così da tutti? Ehi, maestà, eccolo! Ora sì che sei un vero re! Ave maestà! La risposta la darà lo stesso Gesù. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Perché il potere, Gesù, non lo esercita con la spada, ma con la verità, cioè con un'arma capace di scardinare tutte le menzogne alle quali l'uomo ha creduto su se stesso, sugli altri e su Dio. In altre parole, quello che viene veramente colpito in questo processo non è Gesù, ma Ponzio Pilato. E viene colpito proprio dall'interno, con la verità, che poi alla fine siamo un po' tutti Ponzio Pilato, cioè una persona che crede di possedere chissà cosa o di avere chissà quale potere sulle persone, quando invece non solo si riscopre che non ha questo potere, ma che addirittura è schiavo di quel potere. E il fatto che difendiamo costantemente quello che abbiamo è segno che ne siamo fortemente condizionati, cioè che ne siamo schiavi. Uno pensa di gestire il potere e invece è gestito dal potere. Meno male che è arrivato questo nuovo re, che ormai da 2000 anni non fa altro che restituirci la verità che abbiamo perduto, quella di essere uomini liberi,